Lunedì 18 di settembre, terza edizione del nostro telegiornale. Ben ritrovati a tutti negli studi di Torino e Canavese TV. La cronaca blitz al Parco del Valentino di Torino. Circa 200 carabinieri hanno passato al setaccio tutta l'area col supporto delle unità cinofile. I militari dell'arma hanno chiuso ogni accesso, avvalendosi anche dell'ausilio di un elicottero che ha perlustrato la zona dall'alto. Sono stati trovati sacchetti di marijuana, hashish, eroina e cocaina praticamente ovunque, sotto le zolle d'erba, tra le fessure dei muretti lungo i sentieri, ai piedi degli ippocastani, sui binari del tram, sotto i tombini e dentro i cestini dei rifiuti. Sono state sequestrate ben 1000 dosi di droga. Per sorprendere gli spacciatori, i carabinieri sono arrivati alle loro spalle a bordo di un tram e in tutta l'area del parco decine di militari erano travestiti da corridori. Le indagini erano iniziate nell'ottobre del 2016. E poi la prima protesta dei movimenti che sono contrari al G7 su industria, lavoro e scienza, che è in programma a Venaria alla fine mese. Fermi nella piazza della Reggia, una ventina di giovani hanno simbolicamente decapitato le teste di Matteo Renzi e Giuliano Poletti. Il gruppo ritiene che il G7 sia solo uno spreco inutile di soldi. Si tratta di decine di milioni di euro, sostengono, spesi per la sicurezza, per i banchetti dei ministri, per le loro lussuose residenze in Canavese, senza contare i disagi per i venariesi e i mancati introiti per i commercianti, oltre al fatto che la Reggia dalla prossima settimana chiuderà i battenti per 15 giorni e nessuno potrà visitarla. 15 manifestanti sono stati identificati dai carabinieri. Ed è stata ritrovata, per fortuna e sta bene, era a Genova Andrea Sofia Lugani, la 14enne di Crevacuore nel Biellese, di cui la scorsa settimana i genitori avevano denunciato la scomparsa. A consentire il ritrovamento le segnalazioni ricevute dai carabinieri e da alcuni cittadini. La giovane era col fidanzatino e bivaccavano nei giardini di plastica nel centro città. E poi diversi incidenti sulle strade del Canavese, per fortuna senza gravi conseguenze. Intanto un incidente questa notte intorno alle 3:30 in via Favria a Rivarolo. Una ragazza di 21 anni ha perso il controllo dell'auto, una Renault che è finita contro il muro di cinta di una casa abbattendolo. Lievemente ferita, medicata sul posto, è stata portata all'ospedale di Cornier per accertamenti. I vigili del fuoco hanno lavorato e messo in sicurezza la zona per paura di una fuga di gas causata dall'impatto contro il muretto. E poi un incidente anche sulla provinciale 222 tra Ozegna e Castellamonte. A scontrarsi qui un Fiat Doblò condotto da un 44enne di Rivarolo e una Ford Fiesta con alla guida un ragazzo di 20 anni di Castellamonte. L'impatto è stato violento, ma fortunatamente i due conducenti sono rimasti illesi. E un 43enne di Nole, ieri mattina invece, attorno alle 11, scendendo da Frazione Filia verso Castellamonte a bordo della sua bicicletta, forse per la velocità, forse perché non conosceva la strada, non è riuscito a fare una curva e ha invaso la corsia opposta mentre arrivava una Toyota condotta da una 35enne di Torino. L'impatto inevitabile. Sul posto Croce Rossa di Castellamonte, il soccorso del 118 e i carabinieri. L'uomo, dopo le prime cure, è stato ritrasportato al CTO. Ha un forte trauma cranico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E ancora è stato recuperato oggi il Peugeot che era finito nella notte nel canalone che costeggia la Favriasca. A bordo della vettura c'era un giovane, forse per un colpo di sonno la macchina ha sbandato finendo nel fosso. Fortunatamente anche qui il giovane è rimasto illeso. Lasciamo la cronaca almeno per adesso e andiamo con le immagini all'Oval di Torino, dove ha chiuso i battenti ieri sera la seconda edizione di A tutta coda, l'Expo dalla parte degli animali, che ha fatto il salto di qualità auspicato nel solco della scelta degli organizzatori di avvicinare la gente al mondo animale, di creare quell'empatia che spesso manca e che è la base sulla quale poi costruire una vera cultura
cultura animalista. Una scelta apprezzata dai visitatori che hanno incontrato molte specie di animali dal vivo, ma soprattutto hanno potuto relazionarsi con loro, imparare a farlo, guidati da esperti che fanno della filosofia del reciproco rispetto, oppure in ambienti alterati rispetto a quelli naturali, il principio cardine del loro rapporto col mondo animale e con l'ambiente. Empatia ed esperienze che sono state anche raccontate nei libri presentati. Tanti gli ospiti che fanno anche in altri campi della solidarietà la loro ragione d'essere, così come Specchio dei Tempi della Stampa, che sostiene il progetto Aslan, il legame con gli animali. E con Angelo Conti abbiamo voluto fare un po' di storia della solidarietà nata proprio dai lettori del Quotidiano di Torino. Abbiamo visto, fra l'altro qui a tutta coda, i 10 anni della Zampa, che sono nati con la Stampa, Specchio dei Tempi però, quanti anni sono? Beh, Specchio dei Tempi ha debuttato come rubrica 65 anni fa, però l'attività solidale della Stampa nacque nel 1890 con l'iniziativa dei Sabati della Carità, che Specchio dei Tempi ha poi mutuato, ampliato e sviluppato. Quindi praticamente la Stampa e Specchio dei Tempi sono attivi dal 1890, quindi è veramente, sono 170 anni che ci stiamo dando da fare. Per le persone, perché è nata come solidarietà per le persone, adesso c'è questa sensibilità per gli animali, voi non avete frontiere, aiutate chiunque, cercate di dare visibilità ma anche aiuti concreti. Beh, assolutamente, noi abbiamo alcune grosse iniziative, la principale sulla città è quella delle tredicesime dell'amicizia, in cui a Natale aiutiamo 2000 anziani poveri e soli, però in questo momento noi abbiamo inaugurato l'altro ieri la scuola definitiva antisismica di Arquata del Tronto per 150 allievi, inaugureremo il 4 di ottobre una struttura nel campo profughi di vicino a Mosul in Iraq, dove cerchiamo di aiutare i bambini che sono sfuggiti all'ISIS. Abbiamo due cantieri importantissimi a Regina Margherita, due interi piani, il piano cuore e il piano della neuropsichiatria per un intervento di 5 milioni di euro. Abbiamo tutta una serie di attività più piccole ma ugualmente importanti, ad esempio quelle di sostegno alla scuola. Pensate, noi lavoriamo al MOI, siamo l'unica fondazione che è presente all'interno del villaggio olimpico per cercare di scolarizzare i bambini che vivono nel MOI. Cioè stiamo cercando, detto in altre parole, di consentire a questi bambini di avere una vita onesta e corretta attraverso un'attività di conoscenza, di approfondimento delle loro possibilità e capacità di trovare nella scuola un modo per sviluppare le loro caratteristiche e stare lontani dal mondo della criminalità, che ahimè al MOI non è del tutto assente. Voi date risposte a problemi ai quali le istituzioni forse non riescono a dare, non hanno la tempestività, la capacità, le risorse, ma voi riuscite a dare anche risposte a un mondo che ha voglia di darla la solidarietà. C'è ancora questo mondo che sembra, per le cronache che facciamo tutti i giorni, non esistere più, invece voi riuscite ad intercettarlo? Beh, un solo dato, per la scuola di Arquata del Tronto, che abbiamo ricostruito in 4 mesi, abbiamo ricevuto aiuti, versamenti, sostegno da 13.980 lettori della Stampa, 13.980, sono tantissimi. Torneremo a parlare dell'edizione 2017 di A Tutta Coda con i tanti servizi che abbiamo realizzato sia per il telegiornale sia per il nostro TG Amici Animali. Conosceremo alcuni dei protagonisti, molti dei quali anche canavesani. Torniamo alla cronaca. Un migliaio di prodotti pericolosi per la salute per un valore di circa 5.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di un'attività, di un controllo. Questo all'interno di un negozio di Avigliana. Si tratta di centinaia di piercing, collane, braccialetti e orecchini realizzati con materiali non certificati e quindi non sicuri. Sequestrati anche 200 pacchetti di filtri e cartine per il confezionamento di sigarette prive dei requisiti necessari alla vendita. È stato assolto dalla Corte d'Appello di Torino un ex dirigente RAI processato con l'accusa di essere responsabile del decesso di un lavoratore esposto ad amianto mentre frequentava per ragioni di servizio il grattacielo dell'azienda in via Cernaia. A Paolo Castelli, di 89 anni, ex direttore della sede, in primo grado erano stati inflitti 12 mesi di reclusione.
andiamo a Caluso, è Arianna Invidiato, 23 anni, la ninfa Alba Luce dell'edizione 2017 della Festa dell'Uva. È stata incoronata ieri a mezzogiorno sul balcone del municipio di Piazza Ubertini. Che sorpresa! Allora, tocca a me presentarvi Arianna Invidiato! Consegnato sempre ieri a Caluso il grappolo d'oro, il premio al produttore di Erbaluce che è andato all'azienda agricola Elisa Pozzo di Viverone. E ha preso il via sabato al castello di Moncrivello la prima edizione di Andar per Castelli, una manifestazione itinerante di cultura, spettacolo e enogastronomia organizzata in canavese. Il canavese e le sue bellezze saranno protagonisti tra settembre e ottobre di Andar per Castelli, che nell'edizione 2017 ha per tema Trovatori e Amor Cortese. Evento itinerante organizzato e promosso dall'associazione Nati per Sorridere, in quattro tappe a distanza di 15 giorni, una dall'altra, darà l'opportunità di entrare in fantastici castelli del Canavese e nella magica suggestione degli ambienti si potrà visitare il castello, visitare la mostra di incisioni e disegni d'arte a tema, assistere a una divulgazione sulla storia, assistere a uno spettacolo e assaporare specialità enogastronomiche espressione del Canavese. La vicepresidente del Consiglio regionale Daniela Ruffino è la madrina della manifestazione. Andar per Castelli 2017 è un percorso tra le bellezze del Canavese, tra enogastronomia, musica e tradizioni. Sicuramente bellezze che devono determinare il futuro del Canavese, un grande impegno da parte delle associazioni, devo dire anche da parte del Consiglio regionale, ospitando proprio in questi spazi la conferenza stampa. Una scommessa che sarà vincente, la disponibilità delle proprietà a mettere a disposizione i castelli, ma ad esempio il tema della strada dei vini che unisce i comuni, che valorizza un prodotto importante, ad esempio come l'erbalù di Caluso, direi da un lato la perdita dell'industria del canavese, dall'altro lato sicuramente una nuova vita per il canavese. Dal 22 di settembre fino a marzo il Palazzo dell'Accademia delle Scienze di Torino ospiterà Infinita Curiosità, viaggio nell'universo in compagnia di Tullio Regge. Qui si stanno facendo le prove per l'ambiente immersivo che accoglie i visitatori alla mostra L'Infinita Curiosità. Non si vedranno queste immagini naturalmente, qui si farà il surf sulle onde gravitazionali, quindi vedremo due buchi neri che vorticano tra di loro, che si fondono, producono un'enorme onda gravitazionale che alla fine arriva alla Terra ormai debolissima e lì viene registrata. È la scoperta del secolo. Probabilmente non ce ne saranno altre più grandi nel secolo che stiamo vivendo. È una scoperta che risale alla previsione di Einstein del 1916, quindi ci è voluto un secolo per arrivare alla dimostrazione. È l'inizio di un percorso che poi passa per la relatività generale, il contributo di Tullio Regge, questo grande scienziato torinese che ha rifatto in una forma nuova la relatività e che ha avuto la medaglia Einstein, il massimo riconoscimento per uno studioso di relatività, e poi via via le particelle elementari e alla fine si ritorna a casa vedendo Regge, uomo, scienziato, uomo politico, è stato anche deputato europeo, divulgatore. Una curiosità, durante il blocco delle auto di ieri a Torino, era la domenica della sostenibilità, gli agenti della Polizia Municipale hanno controllato ben 510 veicoli e di questi 134 sono stati trovati irregolari e quindi sanzionati per un valore di 85 euro. Era l'ultima notizia, grazie di essere stati con noi e buona serata.